Sara, una piccola bambina di soli 8 anni, vive in un collegio cattolico ad Alsberg, non distante da Bruxelles. Un giorno il padre, persona che lei non ha mai visto prima, con la scusa di passare un weekend insieme a Parigi, la porta, dopo averla imbottita di farmaci, in Marocco, la sua vera città natale. Sara si ritrova al suo risveglio nel bel mezzo dei Monti Atlas, senza una spiegazione valida, senza nessun altro tipo di chiarimento sul perché il padre abbia preso una decisione così tanto drastica. Inizia per la piccola Sara un cammino da condividere con una nuova famiglia, fatto di proibizioni e usanze diverse che la sorella del padre cercherà di inculcare alla giovane. Niente più scuola, libri e matematica, ma solo cucito, maglia e lavori manuali. Il film della regista esordiente, Kasia Laclair, ha la capacità di far diventare tutto credibile, specie quando si ha a che fare con problemi concreti della sopravvivenza. Forza di volontà e determinazione crescono nella giovane Sara fino a portarla verso il suo grande desiderio di partire e ritornare nel Belgio della sua infanzia insieme a libri e persone che le vogliono bene e insieme a quell'idea di vita libera tanto sognata. Un film con molta coerenza di fondo in cui viene raccontata l'elaborazione dell'abbandono di una bambina. Ci parli di questo personaggio che dai banchi di un collegio cattolico si ritrova a lavorare a maglia? In un certo senso io ho vissuto una storia molto simile a quella di questo film. Mio padre un giorno mi disse che voleva portarmi a Parigi e invece mi ritrovai in Marocco. Mio padre scomparve e io rimasi lì per circa 2 anni. Ma nel film in realtà ci sono 2 personaggi, un bambino e un giovane uomo. Ero particolarmente interessata nel momento in cui un bambino diviene una persona adulta e vive un'esperienza che lo cambierà per sempre. È un processo di vita reale, ma che grazie al linguaggio cinematografico assume un nuovo valore. Il tuo primo lungometraggio che rientra nello spazio di Alice nella città in concorso al Festival Internazionale del Film di Roma. Quali sono le tue impressioni? Sono particolarmente colpita da Roma, è la prima volta che sono qui. Da quello che vedo è una città ricca di immagini, architetture e una luce magnifica. Il festival è una grande occasione per me. Il mio film non ha ancora una distribuzione. Spero che la risposta del pubblico italiano possa aprire nuovi scenari. Sul finale del film, cosa rappresenta il ritorno di Sara verso il Belgio? Rappresenta molto per me, perché è la scelta di ritornare alle proprie origini, non quelle di sangue, ma quelle dei luoghi in cui è cresciuta e da cui fu portata via con forza. Se il pubblico si domanda il perché di questa scelta, questo è un buon segno, perché vuol dire che c'è un sentimento di empatia verso il personaggio. Ma forse se ella fosse stata bionda, nessuno si sarebbe posto questo problema.